Secondo me la televisione è più forte di tutto questo. E la sua mediazione, ho paura che finirà per essere tutto. Il potere vuole che si parli in un dato modo. Voglio una persona vera e quindi oggi fingo di scegliere. La ferocia era terribile e all'antica. I campi di concentramento dell'URSS, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia, c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da far sì che ben poco di buono resti in ciò che cade sotto la sua sfera. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore, la sera prima, e un'infinità di sere prima, le mie sere di malato, ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi. La corte dei miracoli d'Italia. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana. Tutto viene presentato come dentro un involucro protettore, col distacco e il tono didascalico con cui si discute di qualcosa già accaduta, da poco magari, ma accaduta. In realtà, nulla di sostanziale divide i comunicati della televisione da quelli dell'analoga comunicazione radiofonica fascista. L'importante è una sola cosa, che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. Tutto ciò esclude i telespettatori da ogni partecipazione politica, come al tempo fascista. C'è chi pensa per loro. Da tutto ciò nasce un clima di terrore. Allora, non è scritto il nome di un modo! Non parlare di Nicola! Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Praticamente non può essere pronunciata una parola, in qualche modo, vera. Da quanto tempo lo usa, Dash? Da tanto. C'ho una bimba che ha 9 anni, che la adoperavo già prima, sai, perché la adoperava la mia mamma. E perché Dash? Perché, guardi un po', non so se mi spiego. E che macchia ti fai di solito tu? Di tutto. Sentiamo la mamma. Anche l'erba. E come viene la maglietta dopo che l'hai lavata con Dash? Bianca. Se mi facessi la proposta di dargliene 2 e mi prendo questo suo, che cosa mi dice? Dash non si scambia, perché più bianco non si può.